Se abitate in via Terminio, via Mancini, Corso Europa o nelle stradine del centro del capoluogo, pregate per la vostra salute. Casomai vi dovesse servire un'ambulanza, ci impiegherà del tempo prima di raggiungervi. Il caos traffico, al di là della pazienza o meno per la continua apertura di cantieri, si trasforma in rischio letale non solo nelle ore di punta. Avellino ore 10, nel cuore dei disagi, la gente intervistata risponde così. Come va col traffico? Non ne parliamo, è impossibile ormai venire ad Avellino. Lei da dove arriva? Salza, Salzirpina. Ci rinuncia? Me ne vado, sì, grazie. Dal punto di vista pedonale è difficile attraversare la strada, quindi ed è estremamente pericoloso. Dal punto di vista degli autoveicoli, allora respiriamo abbondantemente tutti quanti i gas di scarico e così ci avviciniamo ancora più velocemente alla fine. Ma non capisco perché un'organizzazione comunale arriva poi a questo livello qua, di mettere nella condizione di pericolo la cittadinanza, quando ha tutti i mezzi e gli strumenti per pianificare e organizzare. Come va con le consegne e con i cantieri ad Avellino? Troppo trafficata la zona, troppo trafficata. Troppi lavori? Sì, troppi lavori insieme, troppo. Lei sta circolando ad Avellino da quanto tempo? Da più di un quarto d'ora per arrivare un attimo a Piazza Libertà. Un giro incredibile. Ha trovato la strada per arrivare a Piazza Libertà? Sinceramente seguo il traffico, ma non ci riesco. Accanimento terapeutico, cosa aspetta questa amministrazione ad andare a casa? Non ho mai visto una città che si chiude contemporaneamente due o tre strade per poi una città così piccola, è una cosa proprio impossibile. Non ho mai visto una cosa del genere, ma oggi era per tutti i mali. Per il mio lavoro c'era per tutti i tali. Si chiude una strada e poi se ne riapre un'altra, non è che si chiudono contemporaneamente tutte le strade. Sono due giorni che sono qui ad Avellino, che io sto a Roma, ed è un casino, quindi... Roma è meno caotica. Ma più o meno siamo lì, guarda, quindi... Il traffico come siamo messi? Non lo vedete stamattina come siamo messi? Un po' di pazienza, se no si cammina a piedi, si va meglio.